Meglio che venite di là se sta insospettendo. Vado io. Non dovevi telefonare te? Sì. Tu non sai da quanto tempo aspetto questa occasione. Davvero? Una volta ho anche provato di scriverti una lettera, però mi sono vergognato e l'ho buttata via. E adesso che sei qua, non mi ricordo neanche che ti devo dire. E pensare che mi ero preparato anche un bel discorso che filava via così bello liscio. Ma porco Giuda. Il fatto è che tutto quello che è successo è una grande stronzata. Tutte le volte che ci penso, mi sembra incredibile che io c'entri. È passato tanto tempo e non sembra neanche una storia mia. Sembra la storia di un altro. Io con te ho chiuso 10 anni fa. Ho chiuso definitivamente. Per una stronzata come quella? Sì, per una stronzata come quella, sì. Se mi lasciavi parlare allora, scusa, forse avresti capito. Capito cosa? Ci sono molte cose che non ti ho detto. Che non ho mai detto a nessuno. Ma se ci hai sputtanato a me e a lei per tutta Bologna? No, no, questo non è vero. Ma questo è verissimo. No, questo, no, non questo è verissimo. Questo è vero. Infatti mi ero ripromesso di fartela pagare. Solo che ho visto che ti stavi rovinando con le tue mani. Ti ho lasciato stare. Almeno che le voci che mi sono arrivate non siano false. Ma guarda che io me la cavo benissimo. Non sono rovinato in questo momento, eh? Come te la cavi benissimo, scusa? C'è un amico mio notaio che vuole rifare la tappezzeria di casa. Con i tuoi segni protestati. No, no, no. Lì mi hanno fregato, te lo giuro. Lì mi hanno fregato, ma mi sto riprendendo. Ti hanno fregato a te? E chi è sto fenomeno che ti ha fregato a te? Io comunque sono ancora in piedi, eh? E allora cosa vuoi da me, scusa? Che tu ritorni mio amico. Perché? Ti chiedo soltanto di dimenticare tutto e tornare come prima. Allora, vediamo se dice la verità, se c'è del buono. Io stasera gioco, ti salvo la serata e ti evito di fare una figuraccia con quel signore di là. Però facciamo ognuno la sua gara, ognuno fa la sua partita, ognuno per sé. D'accordo? E io allora cosa ho combinato tutto questo casino a fare? Come? Per amicizia, scusa. Mi fai questo bel regalo di Natale a me. Ma lo sai benissimo che non posso giocare da solo. E sai anche che se c'è uno che ha bisogno di soldi qua dentro, beh, quello sono io. Allora lasciamo stare, scusa. A monte. No, senti. Il fatto che tu sia venuto è già molto importante per me. Questo mi basta. Ti dispiace lasciarmi da solo, scusa. Dovrei fare una telefonata. Allora lo dico io ai ragazzi. Va bene. Siamo d'accordo così? Va bene, glielo dici tu. Intesi. Va bene. Pronto? Sì, era occupato prima, sì. Bene. Vieni, mi sta riparando la macchina. Penso che dormirò qua, sì. Sì, ho trovato un albergo. Allora? Ci siamo tutti. Possiamo accomodarci. Prego, avvocato. Mi dà una grande gioia. È un grande onore, un piacere immenso giocare con lei. Non esageriamo.